Io non credo che si possa fare un'indagine scientifica di un evento misterioso, perché mancano i componenti che la scienza richiede. Quindi il mistero, secondo me, è sostanzialmente narrazione, anche se si può fare, anche se si deve fare una ricerca seria. Però sono convinto che ci siano delle stranezze, seppur di difficile dimostrazione. Queste stranezze, però, che mi hanno portato a una conclusione che è diversa da quello che pensa la maggior parte delle persone, perché secondo me, un po' come avviene anche nel mondo scientifico, le apparenze ingannano. Abbiamo qui con noi Stefano Panizza. Ciao Stefano. Ciao, ciao Giorgio, ciao a tutti, grazie. Siamo qui per parlare del tuo libro La trama occulta. L'oscuro filo che lega demoni, fantasmi e alieni. Prefazione di Umberto Visani, Write Up Edizioni. Però prima di tutto, prima di parlare del libro, parto subito con la prima domanda. Chi è Stefano Panizza? Stefano Ponenza è una persona che da una vita ormai si occupa di misteri. Diciamo che una delle poche cose buone dell'età, insomma, non più verde, è l'avevo accumulato delle esperienze, in questo caso l'esperienza sul campo. Quindi io sono partito come ufologo tantissimi anni fa, ma da allora poi, diciamo, la mia attività, la mia passione in realtà si è poi estesa anche a altre materie del mistero. Soprattutto la demonologia, lo spiritismo, ma anche il mistero archeologico, insomma tutto quello che faceva parte mistero, perché col passare degli anni mi sono accorto che occuparsi solo di una cosa voleva dire, secondo me, rendere cieca la ricerca, insomma voleva dire percorrere delle strade che secondo me erano e sono quelle che possono portare, non dico la soluzione perché quella la vedo molto lontana, ma insomma possono portare delle ipotesi secondo me sensate. Quindi è stato un percorso in realtà partito dalla tenera età di 6 anni, perché mi ricordo che mi venne regalato un libricino sui fantasmi, un libricino che poi divenne anche una barzelletta, quello del fantasma formaggino, che evitiamo di raccontare perché è surreale. Però da lì mi ricordo che, insomma, mi colpì questa storia e poi con il tempo, ovviamente facendo altre cose, specialmente quando si è giovani, insomma ci si occupa di sport, così, ma insomma questa passione più o meno latente, poi esplosi in età adulta e ho cominciato a leggere molto, ad ascoltare conferenze in giro, infatti Giorgio, se ti ricordi, ci siamo anche visto un paio di volte, la mia volta ho tenuto conferenze, ma soprattutto ho cercato di verificare sempre sul campo, quando fosse possibile, ovviamente, insomma, le storie che si raccontavano. Quindi io ho girato molto l'Italia per poter raccogliere informazioni più o meno verosimili, insomma, il più possibile verosimili, ho cercato di andare quindi alle fonti originali, quindi parlando con le persone, leggendo i libri da cui le storie erano partite. E da tutta questa pletora di informazioni sono nati poi libri, inizialmente legati al territorio dove abito, che è l'Emilia, quindi il libro sul Parmense, poi sul Piacentino, sul Reggiano, che mi sono dedicato ai misteri locali, che secondo me, insomma, costituiscono un po', così, un tesoretto di fatti e di racconti che altrimenti andrebbero perduti, perché li ho raccolti soprattutto parlando con le persone anziane, quindi persone che magari fra qualche anno non ci hanno più, eppure testimoni di fatti, secondo me, incredibili, meritevoli di attenzione. Quindi io ho raccolto queste storie in modo da costituire un archivio, perché altrimenti, insomma, non sarebbero perse per sempre. Poi ovviamente, insomma, a me piace sempre cambiare, mi sono dedicato di più invece ai misteri, diciamo in generale, scrivendo due libri che sono Misteri per un anno, dove per ogni giorno dell'anno racconto e raccolgo monte delle storie che parlano di mistero, o perché sono venute quel giorno, o perché in un qualche modo hanno a che fare quel giorno, semplicemente sono delle riflessioni che ho voluto fare in quelle giornate. E poi l'ultimo libro, quello che citavi, che è un po', secondo me, la summa di quello che io attualmente sto pensando sul mistero. Ho voluto un po' tirare le fila, diciamo, improntando il libro come se fosse un romanzo, nel senso, come se fosse un giallo, anzi, nel senso che arrivo ad una conclusione, a cui porto il lettore pagina dopo pagina. Cioè, è una conclusione che mi sembra un po' la naturale conseguenza di tutto quello che ho scritto. Ovviamente non possiamo dire come va a finire questo libro, però insomma, possiamo ovviamente invece parlare, insomma, un po' di cosa si racconta, di come è stato costruito questo libro, questo sicuramente.
Tra l'altro, nel tuo libro, io nel retro di copertina, leggo che tu sei anche un ricercatore fortiano. Cosa significa essere ricercatori fortiani? Ricercatore fortiano, allora, diciamo che così, vagamente può essere assimilato al ricercatore misterioso, cioè il fenomeno fortiano di cui si occupa il ricercatore è sostanzialmente un fenomeno misterioso. Diciamo che il fortiano ha la caratteristica di essere un po' maniacale nella catalogazione degli episodi, quindi è un ricercatore che va appunto a scovare in libri, in riviste. Diciamo in tutte le fonti possibili immaginare quelle che sono i fatti misteriosi e li cataloga secondo una logica che può anche essere diversa da quella di Charles Fort, da cui nasce il nome, questo ricercatore di fine del cavallo tra 800 e 900, però potremmo anche dire generalmente è un ricercatore del mistero, inteso appunto il mistero come un qualche cosa a 360 gradi. Ecco, io rimarco molto questo, io non mi sento né un ufologo, né un demonologo, né uno spiritista, io mi sento un ricercatore del mistero, un ricercatore fortiano. Perché io sono assolutamente convinto che queste etichette che noi diamo, UFO, fantasmi, in realtà siano solo appunto delle nomenclature figlie di una prospettiva, diciamo, limitata, no? Cioè di una visione angolare, secondo me, molto contenuta, quando in realtà, secondo me, stiamo parlando dello stesso fenomeno, semplicemente che ha delle caratteristiche un pochettino diverse, ma stringi, stringi. Se uno ha una buona conoscenza della letteratura, di questa fenomenologia, si rende conto che questi fenomeni che hanno appunto nomi diversi, in realtà si assomigliano tutti, e questo, secondo me, qualcosa deve comunque voler dire. Quindi arriviamo al sodo, arriviamo al nocciolo della questione, il tuo libro La trama occulta. La prima domanda proprio riferita a questo libro è come ha avuto origine questo libro? Cioè come ti è venuto in mente di unire questi ambiti? Diciamo innanzitutto che io cerco sempre di scrivere delle cose nuove oppure delle cose vecchie, ma cercando di raccontarle in modo un pochettino più originale, perché altrimenti si rischia di ripetere sempre le stesse cose, di mescolare nel pentolone delle solite cose, quindi ha poco significato secondo me scrivere un libro. Quindi mi sono posto questa domanda, visto che a me piace scrivere, ma io posso scrivere qualcosa di originale? Oppure no, perché se non trovo qualcosa di originale è inutile che mi faccia carico di un impegno che comunque, come tu sai benissimo, beh, scrivere un libro comunque è un impegno non indifferente. E io sono partito da questo punto di vista. Come mai le varie materie misteriose, di cui principali sono quelli di cui mi occupo con maggiore attenzione, che sono l'ufologia, la demonologia, lo spiritismo, alla fine di queste materie se ne sa come se ne sapeva dalla notte dei tempi. L'ufologia è un pochettino più moderna, se vogliamo, poi relativamente, perché si potrebbe anche comunque fare salire con gli avvistamenti misteriosi dell'antichità, ma insomma, perché la conoscenza in questi ambiti non cresce, non migliora nel corso degli anni. Sappiamo che la scienza invece si comporta in modo esattamente contrario, no? Ognuno porta qualcosa e chi viene dopo questo qualcuno può beneficiare delle conoscenze acquisite e dimostrate. In ufologia sembra quasi ripartire sempre da zero, nel senso che che cos'è un UFO non lo si sa adesso, come ad esempio, come non si sapeva tanti anni fa. Quindi mi sono posto questa domanda: perché le materie misteriose non accrescono la loro conoscenza? Poi l'altra cosa curiosa è che soprattutto nell'ufologia e nei fenomeni spiritici le manifestazioni sono molto meno eclatanti di un tempo, cioè sembrano quasi spegnersi. Adesso lasciamo stare la casistica americana del congresso, che secondo me è un mondo un pochettino a parte. Io parlo della testimonianza del vicino di casa. Perché? Perché nella stragrande maggioranza dei casi c'è questa. Allora, queste testimonianze, chi si occupa di ufologia lo sa benissimo, erano molto importanti, molto eclatanti negli anni 60, 70, anche 80, un pochettino anche 90. Poi questi oggetti apparentemente strutturati che si vedevano un tempo, adesso non si vedono più, si vedono, se va bene, delle lucine. E lo stesso discorso è per i fantasmi. Il fantasma dell'Ottocento, anche del Novecento, sembrava indistinguibile in certi casi da una persona in carne ed ossa. Adesso se va bene, ripeto se va bene perché ormai le apparizioni sono praticamente scomparse, si vede qualcosa di confuso e vertiginoso. Quindi perché questi fenomeni hanno perso consistenza? Sono partito da questo punto. Poi
E poi mi sono accorto, appunto, leggendo un po' a 360 gradi, che c'erano tantissime similitudini. E se io, che non sono il primo a rimarcarle, secondo me sono il primo a averci scritto un libro sopra, in poche parole, cioè a voler sottolineare il fatto che queste similitudini sono veramente molto importanti. Ecco, questo mi è sembrato un qualche cosa davvero, davvero di nuovo. Perché queste similitudini esistono? Ecco, secondo me è un filone questo che non è stato abbastanza battuto. Quindi mi è parso una buona idea scrivere di queste similitudini, appunto perché insomma, è un argomento secondo me poco trattato. E mi sono chiesto, ma perché è poco trattato? Secondo me perché alla fine è un pochettino complicato. Certe cose non sono affatto chiare, mentre l'ufologo convinto appunto che il fenomeno sia circoscritto, maggior ragione poi se sei convinto di poter trovare, in un certo senso, pur parlando di mistero, ha le idee abbastanza chiare. Quando invece si mettono insieme questi tre argomenti, la faccenda si complica molto, perché poi viene da chiedersi: ma cosa c'entra il demone o il demonio? Con l'alieno, no? Diventa complicato per ragionare, sicuramente toglie quelle poche certezze che ci sono nel mondo del mistero. Ecco, mi è sembrato comunque nel complesso di poter fare di ragionamento originale e questo mi ha spinto a scrivere il libro. Sì, no. Io ricordo per esempio che già Alfredo Lissoni aveva accennato qualcosina in alcuni libri suoi, sai che Alfredo Lissoni, l'ufologo, lui per esempio alcune volte ha accostato la figura del demone, del diavoletto, diciamo, in ambito medievale all'alieno, perché giustamente in passato non c'era la consapevolezza dell'extraterrestre, dell'UFO, dell'alieno. È un po' il discorso della clipeologia, alla fin dei conti, no? Perché la clipeologia prende appunto questi ambiti del passato, però li legge in una chiave contestualizzata a quel periodo. Quindi quelle popolazioni antiche, come per esempio nella Bibbia, no? Vedevano cose soprannaturali, cose che loro pensavano divine, ma in realtà magari, chi lo sa, magari si trattava veramente di extraterrestri. Quindi il connubio religione e, diciamo, fantastico, riferito proprio al campo extraterrestre, volendo, è un discorso molto interessante, però appunto tu puoi dire benissimo di essere stato forse il primo che ha scritto un libro vero e proprio su questo argomento qua, perché a parte questi cenni, a parte questi collegamenti sparsi, per esempio anche io nel mio libro ho messo qualche capitoletto riferito a questo argomento qua, però il tuo invece è proprio. Hai voluto proprio analizzare i tre ambiti e poi appunto cercare una connessione. Infatti, quando ho visto che esisteva questo libro, subito mi sono interessato e ti ho scritto. Quindi approfondiamo un attimo il discorso. Tu parli di demoni, parli di demonologia. Diciamo un attimino ai nostri ascoltatori, a chi vedrà questo video, chi sono questi demoni, in poche parole. Questa è una domanda apparentemente semplice, in realtà è complicato rispondere. Diciamo che i demoni sono una rappresentazione del male, che non è tipica del mondo cristiano, anche se nel cristianesimo ha avuto molto rilevanza, ma in realtà qualunque religione e qualunque spiritualità concretizza il male in figure che può chiamare in modo diverso. Insomma, nell'ambito, ad esempio, dell'islamismo vengono chiamati jinn, nell'ambito indiano, ma hanno altri nomi. Poi la sostanza comunque non cambia, cioè l'uomo vuole dare, perché vuole concretizzare, diciamo, l'immagine del male in un qualche cosa che possa identificare, perché se lo identifica forse riesce anche a combatterlo, se invece rimane una cosa fumosa rischia di essere schiacciato. Diciamo che c'è comunque molta confusione, perché anche lo stesso cristianesimo, in particolare il cattolicesimo, non ha le idee chiarissime su cosa siano i demoni, su cosa sia il diavolo, su cosa sia l'inferno, o meglio, ci sono varie correnti di pensiero. Ad esempio, i demoni che si presentano durante le sessioni di esorcismo, in realtà è un'unica figura che potremmo chiamare diavolo che si presenta sotto vesti diverse, o effettivamente sono questi angeli caduti, quindi sono entità distinte, sono il cosiddetto esercito infernale. Quindi le figure malvagie sono tante, capeggiate al diavolo, o in realtà
è una sola, chiamiamolo diavolo, che si presenta facendo finta di essere altre persone. Questo è un punto comunque controverso nell'ambito della Chiesa. Ma anche lo stesso inferno, che è un'espressione del male, l'inferno cos'è? È un luogo fisico, è uno stato dell'anima, è un simbolo. Non c'è chiarezza da questo punto di vista nell'ambito della Chiesa, anche se dubbi non ce ne sono, per chi studia le Sacre Scritture, sull'esistenza comunque del diavolo. Che poi sia solo il diavolo spalmato nei demoni, è incerto, ma sulla figura del diavolo non ci sono dubbi, perché Dio stesso, Gesù stesso nei Vangeli comunque scaccia il diavolo. Quindi il diavolo esiste sicuramente. Purtroppo la Chiesa di oggi sta deviando, forse per una ricerca di modernismo, per questa tendenza così a non volersi far vedere fuori dal tempo, sta un po' dimenticando la figura del diavolo, e è per questo che gli esorcismi, così leggevo nella letteratura di chi parla di questi esorcismi, sta diventando molto complicato, perché ormai anche nella Chiesa più nessuno crede al diavolo. Comunque, sostanzialmente, i demoni sono la personificazione fatta apposta per poter dare un volto al male, perché se si dà un volto si può anche cercare di combattere. Se invece diventa un qualche cosa che non sai che cosa sia, diventa poi anche difficile contrastarlo. Il male esiste, comunque è sempre esistito in qualunque religione, qualunque popolo l'ha comunque chiamato a suo modo, ma poi la sostanza in pratica non cambia. Lo stesso cristianesimo di un tempo, riferito ai dei dell'antichità, non diceva che non esistevano. Dicevo semplicemente che erano dei demoni chiamati Giove, Plutone, quindi sono sempre esistiti, ecco, nelle culture di ogni tempo, di ogni popolo. Quindi tu sei credente? Piccolo. Sì, sì, Ok. sì, sì. Perché se dici i demoni esistono, il male esiste, il diavolo, Satana, se esiste Dio, tu dici esisterà anche il male, no? Se esiste il bene, esiste anche il male, giusto? Sono due facce della stessa Ovviamente. medaglia. Sì, diciamo, è il dualismo che c'è nel cosmo, da qualunque parte lo si guarda, insomma, il bianco, il nero, luce, Ok. tenebra, il bene e il male, Ora ti faccio assolutamente. una domanda ancora più difficile. Questo che dici, ovvero il bene, il male, il diavolo, Dio, lo dici per fede o per tua, diciamo, come si può dire, esperienza personale raccolta negli anni? Cioè, hai avuto testimonianze dirette della presenza sia divina e sia, a questo punto, demoniaca, quindi diabolica, del male, insomma. Parli di esorcismi, per esempio, nel tuo libro, ho visto. Hai partecipato di persona a degli esorcismi? Hai visto qualcosa con i tuoi occhi? È una domanda Allora, interessante, no? diciamo che sì, no, assolutamente sì, anche perché le esperienze sul campo sono quelle che davvero ti formano e ti permettono di dire, secondo me, delle cose interessanti. E, no, esorcismi non ho mai partecipato, ma ricordo che è molto difficile partecipare a un esorcismo perché la Chiesa ha delle regole ben precise, non si può partecipare per studio, a meno che, insomma, caso veramente molto particolare. E d'altra parte non esistono neanche filmati perché la Chiesa proibisce le riprese durante gli esorcismi, perché giustamente il fenomeno non deve essere spettacolarizzato, ci vuole rispetto per la persona, insomma, che potrebbe essere posseduta. Quindi non ho mai assistito a un esorcismo. Ho partecipato a delle sedute spiritiche, in cui comunque non è successo sostanzialmente nulla, solamente in una tavoletta, nel cosiddetto gioco del bicchierino, la tavoletta Ouija. Sì, in quel caso sì, poteva essere successo qualche cosa, ma diciamo che da questo punto di vista fenomeni clamorosi non ne sono stato testimoniato. C'è stata solo un'occasione che sono andato di notte da solo in un paese abbandonato del Parmense, tra l'altro in modo molto tranquillo, perché è un posto che conoscevo bene, essendo ci stato tantissime volte di giorno da solo in compagnia, quindi ero molto tranquillo. Lì effettivamente è successo un qualche cosa che mi ha spaventato. Quindi io non è quello, non posso ritenere quella, diciamo, una prova, un indizio che esiste il male, assolutamente, anche perché io di male non ne ho subito. L'ho considerato un indizio che c'è effettivamente, che in quel porto c'era uno dei pochissimi posti in cui effettivamente secondo me c'era qualcosa di strano. Ecco, ora sono Quindi. curioso però, voglio sapere cosa è successo durante la seduta Ouija e poi Ouija, come si suol dire, Sì, oppure no, cosa ti ha spaventato in penserebbe. questo paesello?
Si dovrebbe dire Ouija perché sono due Ouija. parole Sì, francesi infatti, e molti dicono tedesche, quindi Ouija. si deve dire Sì, sì, Ouija. sì. Quindi credo che sia sbagliato, insomma, Sì, logica. sì, 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 sì. Allora, durante questo gioco, chiamiamolo gioco, che poi non è un gioco assolutamente, io ricordo che ci presentavamo, insomma, degli amici col classico tabellone, con i numeri, con le lettere, con le parole sì e no, con questo bicchierino su cui avevamo posato il dito, e durante, diciamo, questa seduta ci sarebbe presentato, me lo ricordo molto bene, nonostante fossero passati tantissimi anni, questo medico di Costanza durante la prima guerra mondiale che ha spiegato alcune cose. Perché dico che è successo qualche cosa? Perché io ho visto almeno non tutti, ma almeno qualcuno dei componenti di queste due che erano visibilmente turbati. Io li conoscevo, insomma, abbastanza bene. E quindi non mi hanno dato l'impressione che, diciamo, che stessero imbrogliando. È vero che, come raccontano gli scettici, ci possono essere i movimenti involontari del dito, quindi potrebbero sposare. Però le parole effettivamente uscivano in modo corretto, quindi se anche involontariamente qualcuno spostasse, diventa strano che tutti spostino nella direzione giusta, insomma, per formare le parole. Io provai, essendo comunque abbastanza scettico, poi io farò delle domande di cui solamente la mia persona conosceva le risposte. Queste risposte non arrivarono, però poi nel corso degli anni ho anche imparato che è un grosso sbaglio considerare gli eventuali spiriti onniscienti. Gli spiriti, quando vanno nell'aldilà, almeno per quello che si legge, vanno nell'aldilà nello stesso stato in cui erano nell'aldilà di qua, quindi se nell'aldilà di qui avevano poca cultura, diciamo così, ce l'hanno anche nel non è che divento improvvisamente di sapientone, e quindi può anche essere che questa persona, questo medico tedesco, effettivamente non sapesse. Io ho una domanda di astronomia, in poche parole, e sicuramente i miei amici non conoscevano la risposta, e anche questo presunto medico la conosceva. Ecco, quello che mi colpì è lo stato d'animo di questi miei amici, insomma, che non mi è sembrato che stessero mentendo. Nella seduta spiritica invece non era successo assolutamente nulla, questo presunto spirito non si presentò e quindi non ci sono nessun problema. Invece in questo fenomeno che mi è capitato nella paese abbandonato, perché dico che è strano, un posto assolutamente isolato, un paese abbandonato, ma il paese isolato dal contesto, io ero vicino a una cappellina, cappelletto, in una piccola edicola, sopraelevata contro una parete di una collina, quindi dietro non ci poteva essere nulla se non la collina. Io ho sentito per 2 volte il vagito di un asino, assolutamente convinto e sicuro che fosse il vagito di un asino, perché mi sono spaventato, perché gli asini, era notte, gli asini di notte non girano, non c'erano fattorie nel raggio di chilometri e chilometri. E poi perché diciamo che la convinzione della stranezza è aumentata successivamente quando ho saputo, ma ripeto dopo, che c'era stata un'altra persona molti anni prima della zona che anche lui aveva sentito il vaglio di un asino di notte, e anche lui diceva: ma qui asini non ce ne sono, che cos'era questo verso? E poi c'è la tradizione delle streghe in quella zona dove, mentre dormono, lo spirito va a possedere degli animali, come gli asini, e questi animali hanno la caratteristica, oltre che muoversi a scatti, di farsi vedere in luoghi dove non ha senso che si trovino. E quindi lì l'asino, diciamo, non aveva senso che si trovasse. Ovviamente non è una prova, se vogliamo, neanche un indizio, ecco. Però mi è sembrato, insomma, particolarmente curioso sentire questo vaglio in un luogo in cui non ci doveva essere, e non poteva neanche essere suggestione, perché ero molto tranquillo, essendo abituato comunque a girare questi luoghi. Mi è sembrato, ecco, diciamo, con un po' pochettino insolito, Beh, ecco. comunque si può dire che l'idea che ti sei fatto negli anni è che ci sia qualcosa oltre quello che vediamo, se no non avresti neanche scritto questo libro, immagino. Giusto? Assolutamente sì. Ecco, senza svelare, diciamo, molto del libro, io sono convinto che, anche se non si può dimostrare, perché a differenza magari di quello che possono pensare altri ricercatori, io non credo che si possa fare un'indagine scientifica di un evento misterioso, perché mancano i componenti che la scienza richiede. Il fenomeno non è riproducibile, ma non è neanche prevedibile. Voi pensate all'UFO, non si può prevedere quando un UFO passerà, che ora, in che posto. E non si possono neanche fare delle previsioni, ma non si possono neanche falsificare le affermazioni, che è un'altra caratteristica della scienza, no? Se
Se uno mi dice io sono stato nell'aldilà, l'aldilà era così e cos'ha, io non posso andare nell'aldilà, fare un'indagine, tornare a dimostrare. Quindi il mistero, secondo me, è sostanzialmente narrazione, anche se si può fare, anche se si deve fare una ricerca seria. Però sono convinto che ci siano delle stranezze, seppur di difficile dimostrazione. Queste stranezze, però, che mi hanno portato a una conclusione che è diversa da quello che pensa la maggior parte delle persone, perché secondo me, un po' come avviene anche nel mondo scientifico, le apparenze ingannano. Cioè, io sono assolutamente convinto, per tutta una serie di fattori, che quando il testimone descrive in buona fede un fenomeno, sì, il fenomeno sicuramente è apparso in quel modo, ma non vuol dire quello che sembra voglia dire. È un po' come nei gialli, no? Nei gialli dove lo scrittore bravo presenta degli indizi che ti fanno pensare che, ma sono messi lì apposta, Una ma in falsa realtà pista, una falsa pista. la famosa faccia. Ecco, secondo me la falsa pista, come dicevi tu, è molto presente nel mistero. Questo credo che sia un particolare molto sottovalutato. Non si tende a prendere per buono quello che il testimone dice, che sicuramente lo racconta in buona fede, però io mi chiedo, 100 avvistamenti UFO di quelli storici, 50, 60, anni 70, 70, 80, 100 avvistamenti, 100 alieni descritti, sono 100 alieni diversi. Allora io mi chiedo, è possibile che 100 razze diverse di alieni stiano girando la Terra? Mi sembra assolutamente assurdo. Quindi che cosa vuol dire? Non vuol dire certo che il testimone mente, vuol dire che sicuramente ha avuto uno stimolo sensoriale. Lasciamo stare le interpretazioni psicologiche che sono indimostrabili, quindi lasciano tempo, però secondo me qualcosa vuol dire. Ecco, secondo me non è stata posta da chi si occupa di questo abbastanza attenzione su questo fatto, cioè l'apparente illogicità, l'apparente assurdità dei fenomeni, che esistono, ma essendo appunto illogici, assurdi apparentemente, devono portare a una conclusione che è diversa da quello che sembra, secondo me. Ho capito, ho capito. La scienza, in effetti, oggi come oggi, non può sicuramente dire di poter indagare il paranormale. Ci sono dei tentativi, degli strumenti sperimentali, che io stesso utilizzo, ma è sempre tutto da prendere con le pinze. E poi, ovviamente, bisognerebbe sempre, fare una controprova, una verifica incrociata. Perché comunque sia, come appunto tu stesso hai detto, qualcosa c'è, però è difficile proprio anche, c'è anche la soggettività. Ecco, tu, questo nel libro tu ne parli tanto, no? E bisogna essere bravi anche a intervistare le persone per comprendere anche un po' Assolutamente. a livello psicologico, giusto, no? Assolutamente. Assolutamente, considerando che raramente ci sono delle prove concrete, eppure anche quando ci sono è difficile collegarle all'evento. Facciamo un esempio: un testimone dice: ho visto passare uno strano oggetto in cielo. Poi il ricercatore va lì col testimone e vede che sul terreno sopra il quale è passata la cosa strana ci sono dei segni. Sì, ma come si fa a collegare questi segni con il fenomeno misterioso? Quindi già le evidenze sono molto rare e poi è ancora più complicato collegarle col fenomeno che è stato testimoniato. Questo essendo stato il discorso dei falsi, che anche lì è molto complicato. Quindi di solito cosa c'è? La testimonianza. E quindi la testimonianza devo trattarla bene perché è l'unica cosa che è in mano al ricercatore. E come si fa? Bisogna saper intervistare, fare le domande giuste, ad esempio fare le domande aperte, perché altrimenti con le domande chiuse si indirizza il testimone Certo, in una certo. certa direzione, ma in modo involontario, in perfetta buona fede, il testimone dice una cosa che in realtà non è vera. E poi bisogna parlare il prima possibile, perché il fatto a forza di essere raccontato è mutaforma, perde i pezzi in acquista degli altri che sono assolutamente inventati, ripeto, in buona fede. Quindi la testimonianza è l'unica cosa che spesso c'è e quindi va fatta in modo serio. Invece io ho assistito anche, come anche le ipnosi regressive, che già è un mondo complicato, ma io ho assistito dei resoconti di ipnosi che fanno rabbrividire perché, ma ripeto, nella buona fede dell'intervistatore veniva portato diciamo il soggetto intervistato in una strada che non poteva altro che dire quello poi che ha detto, ma non si fanno così l'ipnosi. E quindi la testimonianza è molto pericolosa e si possono fare molti danni al testimone, molti danni alla ricerca. La testimonianza è assolutamente fondamentale. Bisogna conoscere, ad esempio, cioè, i meccanismi del ricordo, della memoria, quindi il ricordo.
Poi sarebbe molto importante, ma è complicato, cioè, oltre a studiare le parole del testimone, studiare il testimone stesso, perché il testimone è un mondo a sé, però è sempre complicato fare delle domande personali perché già è molto se ti racconta il fatto, poi quando si va a indagare sulla vita privata, insomma, diventa molto difficile, però a volte salta fuori che magari il padre, il nonno, la nonna, anche loro avevano assistito fino all'amministrazione, quindi sembra che ci sia quasi un tratto genetico che ha valore per testimoniare, questo qualcosa magari può voler dire. Quindi ripeto, la testimonianza va trattata bene perché non c'è altro, Sì. forse questo si sottovaluta. E poi non so usare esattamente i termini corretti, non solo nelle interviste, ma anche valutare bene i termini che usa la persona. Se vengono usate due parole contemporaneamente, allora è portato la persona a raccontare di una terza parola che magari non c'entra niente, tipo, non so, letto, notte, allora automaticamente ti viene a dire che stava dormendo, ma in realtà magari non stava dormendo, è un'associazione di, diciamo, di parole, quindi poi anche di comportamenti che in realtà poi non sono veritieri. E quindi bisogna stare molto attenti a testimonianze terribili. Poi bisogna anche capire che un testimone dovrebbe raccontarti una cosa. Allora, se sei fortunato perché vuoi capire quello che è successo, ma non è sempre così. Ci sono anche quelli che ti vogliono prendere in giro, quelli che ti vogliono chiedere dei soldi. Io ricordo di una persona che mi dice: guarda, io penso di essere stato rapito dagli alieni, no? Detto proprio in estrema sintesi. Accidenti, io ero una persona qua del Parmense, dove abito, io stavo scrivendo un libro del Parmense, ben venga, no? Però mi ha chiesto dei soldi per raccontare la storia, l'ho lasciato perdere. Io non so, magari l'ha vissuta davvero, però sono i dubbi legittimi. Poi ci sono anche quelli che vogliono metterti in difficoltà, cioè c'è lo scettico che vuole capire come fai tu a ragionare, insomma, Sì, ci sì, possono sì. essere tante motivazioni. No, dico, è facile ingannarsi, appunto, c'è tutto un mondo e non riguarda soltanto quello che c'è fuori, ma proprio quello che c'è nelle persone. Poi ogni persona è diversa e quindi bisogna anche essere psicologi, capire proprio. E quello è il primo filtro da superare, diciamo. Poi, una volta che si può appurare che la persona magari è un testimone reale, ha visto veramente qualcosa, allora lì c'è tutto un altro discorso che si può fare. Perché vedi, una persona può essere, anzi, secondo me la maggior parte delle persone sono in buona fede, Sì. però quello che loro raccontano è pesantemente condizionato da quello che è il suo background culturale, dalla loro esperienza di vita. Io faccio sempre questo esempio, no? Di persone che vedono una figura un po' lontana, un po' confusa, antropomorfa. Allora c'è l'appassionato di UFO, magari dice: ma quello magari è un alieno, anche magari ci sono state le luci in cielo, lo scambio per un, dice un alieno. La persona è molto religiosa, ma no, quello è un angelo, poi magari può essere un demone. Quindi che cosa ha visto in realtà? Quindi sono convinto che se 10 persone osservassero la stessa cosa la descriverebbero in modo diverso, perché ognuno è fatto in Certo. modo diverso. E questo è il testimone. Pensiamo al ricercatore, no? L'ufologo che crede fermamente nell'ipotesi extraterrestre. Quando sente un racconto di una figura umanoide, va a pensare che è un alieno, va a pensare che è un fantasma. Questo è molto sbagliato, però è umano fare così. È umano, ma non dovrebbe essere, diciamo, il comportamento di un buon ricercatore, che dovrebbe essere sempre neutrale e vedere i fatti come stanno, senza appunto metterci poi il personale, cosa difficile sicuramente, però una buona ricerca dovrebbe essere questa, appunto. Come ci si può difendere dai demoni, quindi? È possibile, ammettendo che esistano, quindi no, diamo per scontato che comunque esistono demoni, esistono anche spiriti, esistono anche extraterrestri o comunque sia alieni, qualsivoglia. Prima domanda, no? Cosa ci fanno sulla Terra? Cosa vogliono da noi? E se sono malevoli, come possiamo difenderci? Allora, secondo me ci sono due modi per difendersi. Uno è il modo degli scettici, cioè lo scettico non crede, non credendo non gli succede mai nulla. Quindi il rifiuto dell'idea fa sì che il fenomeno non si presenti, e questo qualcosa dovrebbe voler dire. Oppure, se ci si crede, basterebbe, da quello che si legge, insomma, nella sterminata letteratura di questi tre mondi, basterebbe l'intenzione, quindi quando si presenta il demone, pregare, quindi chiedere a Dio di essere protetti, e
se si presenta l'alieno, diciamo, per un rapimento, la ferrea volontà comunque di non essere rapito, e anche modo con lo spirito, la volontà, ad esempio, tramite, leggevo, mi ha fatto un po' ridere, tramite delle urla, cioè spaventare lo spirito urlando. Quindi, sostanzialmente, qual è il filo che unisce queste tre cose, gli UFO, e quindi gli alieni, i demoni e gli spiriti? La volontà, che poi può tradursi nella preghiera, nelle urla, nella ferma intenzione, però la volontà. E questo, secondo me, è l'ennesimo tassello che suggerisce l'apparente assurdità, secondo me, del fenomeno. Perché tu pensi a un demone, quindi se è vero che sono angeli decaduti, quindi quasi perfetti, la perfezione di Dio, un angelo, un pochettino meno, ma insomma è quasi perfetto, che si fa spaventare da una persona che si mette a pregare, oppure l'alieno che viene da chissà dove, che è sufficiente comunque la ferrea volontà per farsi allontanare, o lo spirito che viene dall'aldilà che basta volargli dietro, è apparentemente assurdo. Poi comunque, ripeto, anche gli scettici, perché non succede mai niente uno scettico? Perché sono automaticamente schermati, cioè la loro fede nella razionalità fa sì che il fenomeno non si presenti. Mi sembra che questo è abbastanza assurdo, perché il fenomeno dovrebbe esistere indipendentemente dall'atteggiamento della persona. Quindi comunque, insomma, volendo rispondere alla tua domanda, ci si può difendere o non credendoci, oppure credendoci, ma attuando il desiderio di non essere vittima di questi fenomeni. Questa cosa qua l'ho notata anch'io, perché lo scettico è come se si creasse una barriera attorno in realtà. Infatti, non a caso, ho notato nei miei anni di studi di questi argomenti che la maggior parte delle volte che accadono tipo case infestate o famiglie che subiscono appunto attacchi di questo tipo sono famiglie solitamente credenti, quindi famiglie religiose comunque che credono in qualcosa. Invece gli scettici, in effetti, agli scettici non capita mai quasi nulla, e questa cosa è interessante. Sarebbe da approfondire, c'è tutto un discorso che ovviamente. Perché, ad esempio, perché i santi, molti santi, come ad esempio Padre Pio, erano particolarmente vessati dal demonio? Ma perché loro credevano molto di più rispetto a una persona normale alla loro esistenza. Quindi era come se il diavolo o il demone si nutrisse di questa credenza. Anche questo è qualcosa di povero Dio. Anche perché se ci credi e hai paura, questa debolezza cioè possono far breccia nella tua debolezza. Giusto? Assolutamente sì. Però questo secondo me è una debolezza anche da parte loro, perché il loro comportamento è sempre condizionato, è sempre un riflesso, una reazione a un comportamento umano, il che, ripeto, da un alieno che viene da chissà dove, da uno spirito che viene dall'aldilà, da un demone quasi perfetto, mi sembra abbastanza illogico. Però così è. Allora, senza fare troppo spoiler del tuo libro, che ovviamente lasceremo leggere ai lettori, cosa accomuna appunto demoni, fantasmi e alieni? Perché alla fin dei conti magari non tutti ci pensano, non tutti se ne rendono conto, però in effetti hanno delle caratteristiche in comune. Assolutamente. Io nel libro faccio un confronto, diciamo, fra queste materie, quindi ufologia con demonologia, ufologia con spiritismo, spiritismo con demonologia. Gli esempi ce ne sono tantissimi. Parlando di ufologia e demonologia, ovviamente c'è da fare una premessa, no? Cioè, l'ufologia che cos'è? Perché l'ufologia in senso stretto è lo studio di un qualcosa che vola e che non sai cosa sia. Ma questa definizione in realtà è passata velocemente in secondo piano, ma fin da subito. In realtà l'ufologia è diventato, ma ripeto, fin da subito, un calderone in cui ci sono finiti le manifestazioni, quelle che raccontavano i contattisti, quindi successivamente i rapimenti, la mutilazione di animali, cerchi nel grano, c'è finito dentro di tutto. Allora, se questa è davvero l'ufologia, che nel sentore comune ormai è diventata questa, allora le similitudini sono davvero tante. Tu prima citavi gli sogni, lui è stato molto bravo, secondo me, da questo punto di vista, a elencare i paragoni fra quello che veniva raccontato nel Medioevo e quello che succede, che succedeva fino a poco tempo fa. Dico succedeva perché adesso le manifestazioni, come ho raccontato all'inizio, sono un pochettino sparite. E quindi questi esseri strani, piccolini, che scendevano da nubi di forma lenticolare, che facevano dei segni nei campi, che uccidevano magari tramite le streghe gli animali delle fattorie, che rapivano i bambini, che prelevavano il sangue. Poi
Proviamo a pensare anche alla lotta tra il bene e il male, no? Che esiste, secondo la tradizione cristiana, quindi tra gli angeli buoni e gli angeli cattivi, però anche per quello che si legge, anche le razze aliene sono buone e sono cattive, no? Poi anche le razze aliene hanno delle gerarchie, come gli angeli, come i demoni. Poi ci accennavamo prima al discorso della preghiera. La preghiera ferma il diavolo, ma la preghiera, o perlomeno la ferma intenzione, ferma anche il presunto rapimento. E poi l'assurdità dei comportamenti di cui la demonologia è veramente una fucina incredibile, no? Del diavolo tramite la persona posseduta che stracci i bigliettini e sparge per la stanza, oppure che prima di abbandonare un corpo chiede una chitarra per fare una cantata o chiede addirittura una sigaretta. Ma i comportamenti degli alieni non sono molto dissimili. Se uno legge i dialoghi tra i contattisti e questi presunti alieni sono surreali, cioè non sembrano neppure normali, dicono delle banalità assurde, dei comportamenti veramente da bambino infantile, no? Quindi questa assurdità, secondo me, è forse l'elemento più eclatante, ma poi i segni sul corpo, lo stigma diaboli, che era il segno che lasciavano i demoni sul corpo dei posseduti, ma tantissime persone o rapite o comunque che hanno semplicemente testimoniato, hanno avuto dei segni sul corpo, mi ricordo anche l'onzi, attorno dei segni, se ricordo bene, triangolare, con tipo l'occhio di Dio attorno all'ombelico, ma testimonianze anche all'estero di persone semplicemente vedendo il lupo che avevano i segni sul corpo. Ma poi pensiamo ad esempio al discorso UFO, no? L'UFO è una cosa che non si sa che cosa sia. Beh, nelle sedute spiritiche molte volte sono state viste delle luci volanti nella stanza e quando si parla di UFO non si stabilisce le dimensioni, l'altezza del suolo, il comportamento. Una cosa che vola che non si sa cosa sia l'UFO. Ebbene, nella stanza delle sedute spiritiche a volte ci sono delle luci che volano che non si sa cosa sia. Poi l'interpretazione che dà la scienza spiritica non è certo di alieni, ma parla di luci odiche, quindi un fenomeno legato all'energia umana. Ma questa è un'interpretazione. In realtà sono piccoli UFO che volano nelle stanze. Io ricordo poi un signore che mi parlò, un signore che era proprietario di un castello, che mi parlò di quello che lui aveva visto. Aveva visto quello che secondo lui era un fantasma, una figura umana, un poco definita, scivolare sul prato davanti al castello. Beh, quante testimonianze alieni parlano di queste figure, chiamiamole alieni, che non camminano ma scivolano. Quindi il silenzio ambientale. Quando ci sono dei fenomeni misteriosi, che si tratti di UFO, che si tratti di apparizioni di spiriti, c'è un irreale silenzio ambientale. La selettività nella testimonianza, due persone vicine, uno magari vede qualcosa e l'altro non vede niente, succede in fantasma, succede anche negli UFO. L'interferenza con i mezzi meccanici, l'UFO che blocca le macchine, ma anche il fantasma, l'apparizione dello spettro del fantasma può bloccare, diciamo, le macchine. La luna, non so chi andava, chi è stato portato su un disco volante, parla di una luce diffusa dentro il disco volante senza saperne la fonte. Beh, chi ha avuto esperienze di pre-morte, che sono diciamo una costola, se vogliamo, dello spiritismo, insomma in senso lato, parla di questo mondo in cui va, di questa realtà in cui va, forse di là, e anche lì c'è comunque una luce diffusa. Ma poi i casi secondo me più clamorosi, no? Così come si evocano i demoni, ci sono stati gli esperimenti, ricordo negli anni 90, mi ricordo l'operazione Verugoli 77, quindi anni 80, alla Spezia, in cui è stato evocato, è stato chiamato l'UFO. Effettivamente in quel caso, si dicono le cronache, si presentò questo oggetto fatto da tre globi, venne fatta poi una seduta spiritica in cui si chiese l'apparizione di una luce sul monte due gemelli, questa luce apparve. Non sono veramente tante le similitudini, ad esempio nei sedute spiritiche e demonologia, la Chiesa dice che la maggior parte dei sedute spiritiche sono delle balle, sono delle superstizioni, ma in certi casi davvero si può presentare il demonio, che dice di essere lo spirito del defunto tal dei tali, ma secondo la Chiesa in realtà il demone o il demonio sono tementi delle spoglie per ingannare. Veramente le similitudini sono tantissime e questo, lo ripeto, secondo me qualcosa deve voler dire, perché non può essere un caso che tanti fenomeni apparentemente molto distanti, in realtà se uno legge in modo, ma neanche troppo approfondito, la letteratura specifica, si rende conto che in realtà sembra di parlare della stessa cosa assolutamente.
Ma poi durante sempre certi spiriti, per cui termino, a volte si parla dentro, io sono lo spirito dell'Italia, a volte dice io sono l'alieno dell'Italia, quindi è lui stesso, può essere una menzogna, può anche essere, però io prendo atto anche di questi fenomeni. Mi sovviene alla memoria Helen Smith, quella famosa medium che diceva di essere in contatto con gli abitanti di Marte o vedeva comunque cose che riguardavano Marte, i marziani, al tempo c'erano i marziani, no? E la figura stessa del contattista ha molto a che fare con la figura del medium, no? Quindi diciamo sì, è interessante. Poi nel tuo libro tu parli anche di fisica quantistica, materia oscura e altre stranezze, diciamo, della fisica. Perché? Allora, io Cioè, io sono so perché, partito però con. Sì, voglio che tu lo spieghi. no, ho capito. Allora, perché secondo me, dico, l'apparente sordità, secondo almeno la logica, la nostra logica, dei fenomeni misteriosi, in realtà, seppur in misura minore, si traduce anche, secondo me, in un'apparente sordità della realtà. Cioè, la fisica quantistica, per chi insomma la mastica un pochettino, la cosa che balza all'occhio è che ci sono delle cose che non hanno molto senso, ma non hanno molto senso secondo il sentore comune. E allora io mi sono chiesto, ma perché la nostra realtà, quella che sperimentiamo quotidianamente, ha delle regole e la realtà invece del mondo subatomico ne ha delle altre? Che in realtà non è neanche esattamente così. Perché i fenomeni scientifici nuovi, quindi le nuove scoperte, in realtà non sono un'esplosione di novità. In realtà, a guardarci bene, percorrono, diciamo, un sentiero già tracciato, però possono comunque portare dei cambiamenti non indifferenti. Ecco, allora io mi sono chiesto perché nel mondo subatomico le cose funzionano in questo modo e nel mondo normale invece funzionano in modo diverso, perché c'è questa diversità. Chi ha fatto il mondo, che sia una figura che potremmo chiamare creatore, oppure come diceva Hawking, se è figlio del caso, qui non c'è bisogno di nessun creatore, ma perché ci devono essere delle regole diverse? Perché funziona in modo diverso? Questo qua mi sembra ad esempio abbastanza illogico. E poi l'altra, diciamo, curiosità è questa, che più si conosce e più ci si rende conto che ci sono delle cose da capire. Tu accennavi il discorso dell'energia oscura, della materia oscura. Allora, messe insieme fanno la maggior parte del reale. Allora io dico, ma com'è possibile che noi non conosciamo ancora quello che è la maggior parte? Che sono la maggior parte dei componenti della realtà. Allora, se così è, allora uno ci può stare dentro di tutto, perché se di una cosa la maggior parte non sai cosa sia, allora tanti fenomeni strani ce li puoi comunque volendo infilare dentro. Non sono dimostrabili, ma non puoi neanche dire che non possono essere coinvolti in questo discorso. E secondo, comunque, le stranezze dimostrate, ad esempio, dall'energia oscura fanno confusione. L'energia oscura sostanzialmente, che cos'è? È quel nome che è stato dato a quella spinta eccezionale, inspiegata, che l'universo sta mostrando. Allora, tutti si aspettano che l'universo stia rallentando, perché dall'esplosione iniziale, diciamo per forza di inerzia, detto brutalmente, insomma, questa esplosione iniziale dovrebbe rallentare, la sua velocità dovrebbe rallentare. In realtà sta aumentando. Allora, è stata inventata, diciamo così, la storia di Radiusco, un'energia supplementare. Allora, perché deve essere così? Perché, diciamo, quello che appare logico, cioè quello che dovrebbe essere logico, cioè il rallentamento dell'espansione dell'universo, in realtà succede esattamente il contrario. Perché c'è questo comportamento che va contro quello che dovrebbe essere? E questo è, oppure, poi il discorso lì cito nel libro, tu hai accennato appunto la fisica, la relatività, un altro mostro di apparente sordità, no, quello che succede quando si finisce in un buco nero o quando semplicemente ci si avvicina al buco nero. Ecco, che poi alla fine che cosa significa? Significa che la realtà, se togliamo la realtà quotidiana, il resto della realtà è poco comprensibile alla mente umana. Cioè, gli scienziati ci stanno ragionando, stanno cercando di trovare delle soluzioni,
ma sono contro i fenomeni che avvengono sia nel mondo dell'infiltrazione di sia in quello vegano, sono apparentemente illogici. Poi sicuramente saranno così, però hanno un qualche cosa, se non altro, di molto diverso rispetto a quello che noi sperimentiamo. Allora la domanda è: ma perché nel piccolo e nel grande le cose devono funzionare in modo diverso rispetto al quotidiano? Perché ci deve essere questa dicotomia? Chi ha fatto l'universo, può essere figlio del caso, perché si è comportato in un questo modo? Mi sembra abbastanza illogico, ripeto, come illogici sono secondo me i fenomeni misteriosi, ma il che non vuol dire che non siano veri, solamente che non sono sempre, secondo me, quello che sembrano. Ecco, ricordiamo a chi vedrà questo video che gli atomi nell'universo occupano soltanto il 5% dello spazio e il 23% è materia oscura e il 72% è energia oscura. Quindi praticamente noi conosciamo soltanto questo 5% e tutto il resto è oscura perché è un grande mistero. Quindi questo è sicuramente già importante e notevole, no? Cioè, infatti la fisica da questo punto di vista è un po' in un vicolo cieco, no? Un vicolo oscuro. Perché No, certo, sì. Sì, giustamente. perché alla fine, quando sì, leggevo queste cose, energia oscura, materia oscura, mi vengono in mente, specialmente con l'energia oscura, tutte quelle energie stigmatizzate dalle scienze, che sono il prana, che prende nomi diversi, cioè alla fine l'energia oscura è un qualche cosa che è stata messo per giustificare un fenomeno, ma in realtà non sai che cosa sia. Quindi Io. anche la scienza gioca un po', secondo me, così, Certo, gioca certo. un po' con la magia in certi casi, quando non ha risposte, le risposte le deve comunque dare, però se dai risposte ma poi non le dimostri, secondo me lasciano il tempo che trovano, se non Sì, sai la risposta diciamo. non darla. Una delle teorie è che la materia oscura possa c'entrare qualcosa con gli universi paralleli, quindi i vari piani di esistenza, sia connessi appunto al campo ufologico, ma anche appunto allo spiritismo, all'aldilà. C'è tutto un discorso che ovviamente. Però la scienza deve dimostrare quello che dice, Certo, o certo, certo. riproducendo in laboratorio, ma questa cosa non sarebbe possibile, oppure facendo delle previsioni. Il Big Bang perché è una teoria sensata? Perché? Non perché è stato replicato in laboratorio, ovviamente, ma perché chi ha fatto questa teoria ha detto: se è vera, noi dobbiamo trovare un qualche cosa, che nello specifico era l'energia, l'energia fossile di questa esplosione primordiale, chiamiamola così, anche se non è proprio un'esplosione, ed è stata trovata, e chi l'ha trovata molti anni dopo, negli anni 60, ha vinto il premio Nobel. Quindi la scienza o dimostra o fa delle previsioni che azzeccano con quello che aveva ipotizzato, ma in questo caso l'energia oscura, universi paralleli, diventano molto fumose, che secondo me lasciano il tempo che trovano. Anche il Big Bang stesso è messo in dubbio da alcuni scienziati, quindi cioè, è tutto un grande mistero d'altronde. So che, a parte il discorso del libro, so che tu prima l'hai anche detto, sei un esperto, si può dire, dei misteri della tua regione, di Parma, Reggio Emilia, Piacenza. Ecco, puoi magari raccontare qualcosa, a parte quello che ti è già successo, che hai già raccontato, ma se una persona, un turista del mistero, volesse visitare un posto interessante, dove dovrebbe andare? Ma guarda, di posti ce ne sono tantissimi. Allora, bisogna distinguere se uno vuol vedere un qualcosa di concreto, di tangibile, di visibile, o semplicemente vuole così vivere l'atmosfera di un luogo che è stato testimone di un evento misterioso che ovviamente non c'è più. Da questo punto di vista, secondo me, se uno capita dalle parti di Piacenza, può andare nella chiesa di Santa Maria dei Campani, che è la periferia della città, in cui è avvenuto, ne parlo nel libro, è avvenuto un esorcismo drammatico, uno dei pochissimi esorcismi drammatici, di cui ne parla anche Padre Amorto. Perché drammatico? Siamo intorno al 1920, insomma, c'è questa senza specificare molto, questa ragazza che insomma, ha dei problemi, viene sottoposta all'esorcismo, otto demoni
che la possedevano vengono poi scacciati, però quella volta il diavolo sotto forma di, sotto la voce di questo, uno di questi demoni dice: noi adesso ce ne andiamo, è un otto, ce ne andiamo, ma non finisce qua. E cosa successe? Che dopo 3 mesi il vescovo che stava in ottima salute, che aveva ordinato l'esorcista, morì, e un aiutante che aveva partecipato in modo fattivo morì anche lui, tutti i componenti che avevano aiutato durante questo esorcismo ebbero problemi di salute o comunque degli incidenti, e l'esorcista stesso disse una volta, minacciato dal diavolo, che non l'avrebbe ucciso, ma si sarebbe fatto vedere davvero nelle sue sembianze. Ecco, non lo vide, ma raccontò un giorno di aver ricevuto un colpo dietro al collo, un colpo molto forte, che lo fece da allora andare così un pochettino storto, con la schiena piegata, un colpo molto forte, si voltò e non c'era nessuno. Ecco. In questo caso il diavolo, se non diciamo, perché c'è sempre il dubbio, ma il diavolo può uccidere? Allora, tendenzialmente si dice di no, perché il diavolo è comunque, le azioni del diavolo sono sempre frenate dall'azione di Dio. In questo caso, diciamo che forse Dio in quel momento guardava da un'altra parte, insomma, diciamo così. Quindi una visita in questa chiesa è sicuramente suggestiva, anche perché si vede, è possibile ancora vedere, visitare la sala degli esorcismi, adesso dedicata a tutte Ripeti il nome di questa chiesa? altre cose. È Santa Maria di Campagna, e che tra l'altro è una chiesa vicino alla quale insomma, è stata bandita, diciamo, la forma crociata, quindi indietro alla fine insomma, tanti anni fa. Ma nel Parmese, ci sono tantissimi castelli, c'è solo l'imbarazzo della scelta, perché quasi tutti i castelli, se non tutti, hanno comunque il loro fantasma. Ad esempio, Castello di Bardi, nelle Famoso. colline Iconee Parmense, è appesa fuori la foto, forse la foto più eclatante di un presunto fantasma, scattata negli anni 90 da Daniele Gullà. C'è questa foto in falsi colori, in cui effettivamente si vede quello che è una figura a mezzo busto, di spalle, leggermente di spalle, che sembra davvero un guerriero, come racconta la leggenda. Il castello, sta di là della leggenda, come molto suggestivo, è su una rupe di granito rosso che domina la vallata, quindi insomma è suggestivo. Bene, il Reggiano è terra di Matilde di Canossa, quindi si possono visitare i ruderi del castello, anche lì ci sono delle storie strane che racconto poi nei libri. Diciamo che l'Emilia è terra sostanzialmente di castelli, quindi i castelli hanno storie misteriose, non necessariamente legate ai fantasmi, ma anche altri avvenimenti da raccontare, sono meritevoli di racconto. Ecco, quindi a tal proposito, io so che hai scritto diversi libri su appunto questi misteri della regione Reggio Emilia, Parma, Piacenza. Puoi indicarci qualche tuo libro a parte questo di cui stiamo trattando oggi? Sì, allora io ne ho scritti 5 sul Parmense, 2 sul Piacentino e 1 sul Reggiano. Adesso sto terminando quello sul Modenese, però sostanzialmente i primi libri della serie cominciano sempre con Misteri di e poi la città, quindi Misteri di Parma, cioè Misteri di Piacenza e Misteri di Reggio Emilia. Poi quel successivo ho cambiato leggermente il nome, ma comunque diciamo il termine enigmi, mistero, ecco, cioè, se non vorrei elencarli tutti perché sono tanti. Comunque insomma quelli basici, diciamo così, sono sempre Mistero di Parma, Mistero di Piacenza e Mistero di Reggio Emilia, dove per ogni comune racconto delle storie misteriose. Io quindi mi sono recato fisicamente in questi comuni, di queste province, per parlare con la gente, per raccogliere delle storie della gente, come dicevamo all'inizio, o per vedere, per toccare con mano degli eventi, dei luoghi ritenuti misteriosi, che in alcuni casi ho scoperto che c'era ancora più mistero, in altri sono magari, forse il mistero è un pochettino esagerato, ma questo lo si scopre andando sul posto, insomma, da sempre alle fonti delle informazioni, che siano libri o che siano persone o che siano luoghi, sempre andare a toccare con mano. E molto, anzi, molto spesso ci sono delle sorprese piacevoli, si scoprono delle cose che nessuno sapeva, perché magari si parla con il testimone diretto. Io mi ricordo di essere andato nelle colline Parmensi e ho parlato con una persona che aveva visto questo
questo fenomeno ufologico molto poco conosciuto, ma secondo me molto misterioso, di una luce viola che in una notte di neve era, sembrava scagliare, precipitare verso una montagna che c'era in questo comune, e durante la notte volevano partire soccorso perché tutti pensavano che fosse un aereo precipitato, ma le condizioni erano talmente avverse che non partì nessuno. E la cosa poi cade in dimenticatoio, in realtà quando la neve passò qualcuno andò a vedere ma non venne trovato sul camino. Quindi questa luce viola, testimoniata da molta gente del luogo, alla fine che cos'era? Se ne parla poco, io ne parlo nel libro. Quello è un qualcosa di misterioso che io ho scoperto andando a parlare, andando, non dico di casa in casa perché poi ci vuole anche attenzione, proprio si sfiora anche il ridicolo, perché non si può andare a chiedere a uno, ma scusa, lei ha visto qualcosa di strano? No. Ci sono tutte le tecniche, si affinano col tempo, si guarda la persona magari su una panchina, si intuisce che non sa che cosa fa, si intuisce se ha voglia di parlare, quindi poi in questo modo si trovano delle storie sicuramente interessanti. E parlando del futuro, hai altri libri in programma? Allora, adesso sto rifinendo questo mistero di moda dove prosegue idealmente questa campagna di libri misteriosi della regione dove abito. Ecco, finito quello, però io ho già in mente altre cose meno legate ai misteri locali, più legate tipo questo, ai fenomeni in generale. Sono ancora indeciso diciamo, sul taglio, perché le idee sono tante e poi vanno concretizzate, ecco. Io sono tendenzialmente scettico, ma secondo me lo scetticismo di oggi è completamente fuori pista. Per quello che dicevo prima, nel senso che non potendo mai dimostrare quello che dici, se è vero per l'ufologo, diciamo così, ma è anche vero per chi cerca di smontare comunque un fenomeno misterioso. I libri, io non ho letto, io sono un forte lettore di libri scettici, però che cosa trovo? Trovo dei grandi. È probabile, è possibile, sì, ma però è possibile, va bene, permetto di fare una scrematura, ma mai dimenticarsi che il probabile è possibile non è dimostrato. Quindi, fin tanto che tu lo dimostri, insomma, la mia idea e la tua non sono poi così diverse. Non è parlare di possibile, non è fare scienza, è fare delle ipotesi sensate, ragionate, assolutamente, secondo me, valide, ma la scienza è un'altra cosa, la dimostrazione è un'altra cosa. E quindi. Sì, lo scetticismo insomma, è importante, ma insomma, va inquadrato nel modo corretto. Cioè, lo scetticismo non deve essere la dimostrazione di un'idea, perché non ci arrivi, perché non ci dimostra. Lo scetticismo serve secondo me, per indirizzare in modo logico, in modo razionale, dei ragionamenti. Ma comunque, mai dimenticarsi che questi ragionamenti, anche quelli dello scettico, come quelli che chiamavano il credente, sono indimostrati, quasi sempre, poi in certi casi lo sono anche, ma quasi sempre non sono dimostrati. E quindi lo scetticismo, secondo me, va inquadrato in un modo diverso rispetto a quello che è adesso. Insomma, le idee ci sono, poi è anche bello, ad esempio, quando io ho scritto questo libro, La Trama Occulta, quando ho cominciato a scrivere, in realtà, avevo l'idea di arrivare a una conclusione diversa. Poi è stato nel corso d'opera che mi sono accorto che pagina dopo pagina, in realtà, la conclusione non poteva essere quella che mi ero immaginato e quindi mi ha portato a un'altra idea che, lo ripeto, non è dimostrata, non è neanche dimostrabile secondo me, però secondo me ha una sua logicità, non sfigura rispetto a tante altre secondo me e soprattutto dà un senso all'apparente sordità mai abbastanza ricalcata dei fenomeni misteriosi. Sì, infatti è molto interessante. Se qualcuno volesse saperne di più su di te, tu hai un sito web oppure una mail, qualcosa che puoi dare a qualcuno, a chi ci ascolta? Allora, io ho la pagina Facebook che è intestata ovviamente il mio nome, poi ho la mail che è tutto in minore s.panizza@libro.it. Non ho un sito web anche perché ne ho avuti tantissimi gli anni, avevo dei blog gli anni scorsi. Poi mi sono conto che bisogna un po' razionalizzare i propri impegni e quindi mi sono concentrato un pochettino più sui libri Sì. rispetto. Anche perché io sono un po' un nostalgico, quindi sono un fortissimo lettore, quindi a me piace proprio il libro, mi piace la carta. E quindi la parte web, sì, gestisco il minimo indispensabile per fare un po' pubblicità a quello che faccio, ma non sono un cultore, non sono un fenomeno. E quindi se uno vuole sapere qualcosa mi può contattarvi anche via Facebook, con il Messenger, penso che sia la Bene, cosa più semplice, molto volentieri. bene. Bene, bene. Allora ti ringraziamo Stefano per la bella chiacchierata.
e ti auguro di vendere ancora tanti bei libri, di scriverli ed essere sempre produttivo a livello proprio di indagine di questo ambito che è così, diciamo, difficile da Sì, indagare. volevo, beh, ovviamente ringrazio te, Gio, ringrazio chi ci ascolta. Volevo solo aggiungere una Sì, cosa, no? Che mi sono dici, dici. accorto, ma sentendo i primi commenti su questo libro, che è un libro, secondo me, non per tutti. Nel senso, è un libro che, secondo me, per essere apprezzato, deve avere la mente molto aperta. Perché? Perché se non è così, finisce per scontentare gli scettici. Perché alla fine io lascio aperta la porta del mistero, ma finisce anche per scontentare, chiamiamoli credenti, perché non sono abbastanza duro, abbastanza hard, diciamo così, nel sostenere il mistero. Quindi è un po' una terra di mezzo questo libro. Secondo me è un libro che può interessare le persone che vogliono capire, persone curiose che vogliono andare al di là delle apparenze. Quelli, diciamo, fossilizzati sulle vecchie idee del mistero, sulle vecchie idee dello scetticismo, secondo me non lo apprezzano. Quindi è un libro, se mi passa il tempo, anche un pochettino coraggioso. Io non so se sarà apprezzato da molta gente. È sicuramente il libro che io mi sono sentito di scrivere e quindi sono contento di averlo scritto, al di là poi della spendibilità del libro. Però secondo me c'era bisogno di un libro un pochettino diverso dal solito. A mio parere, ogni libro può essere un buono spunto di riflessione, anche il tuo sicuramente io l'ho letto e quindi posso dirti, posso garantire che è molto interessante. Grazie. E poi c'è da dire anche che comunque tu parlavi di scetticismo, anche lo scettico comunque sia dovrebbe sempre essere di mente aperta e quindi è importante anche vedere più Formalmente campane. sì. Formalmente sì, in Beh. pratica io di scettici con la mente aperta non ho visti veramente pochi. Ma ripeto, io Però sono uno che sostiene lo scetticismo perché permette. Chi studi i misteri non può, come esimersi dalla letteratura scettica, perché permette di fare una scrematura e ti indirizza il ragionamento in modo sensato, altrimenti saltano fuori delle castonerie che non no, stiamo ma poi dicendo. si può anche cadere in tranelli dettati proprio da quello che dicevamo prima, no? Dal proprio, diciamo, la propria mentalità, la religione. Invece, comunque sia, è giusto vedere tutte le campane, anche chi magari è Assolutamente. scettico Cioè, lo e. scetticismo io lo vedo come un indispensabile punto di partenza, non di arrivo come secondo me si considerano gli scettici. Di partenza sì, indispensabile, ma solo di partenza. Anche perché tu, se tu vuoi sostenere comunque una teoria, è giusto anche vedere cosa pensano gli scettici per poterli con qualche modo, anche se tu ci credi e sai che potrebbe essere in un certo modo, si sperimenta e se si ha ragione è giusto anche proporre agli scettici questa scoperta, insomma, no? Però tu stesso prima dicevi che siamo ancora nella preistoria, non si va avanti, si va avanti molto lentamente, però chissà, capito, in futuro magari si riuscirà sempre di più, proprio grazie a libri come il tuo o a libri come i miei o a libri comunque scritti da ricercatori come noi, si potrà magari fare un passettino più avanti. Mai arrendersi. Assolutamente. Assolutamente, La speranza è l'ultima a la morire. speranza, assolutamente. Grazie ancora, Bene, ciao a grazie tutti. Stefano. Allora, alla prossima. Buona Alla prossima, buonasera a tutti. serata. Ciao, 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 ciao. ciao, 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 ciao.